All'Extra Forum si sono proprio divertiti nel vedere una riunione di Kung Fu di altissimo livello. Grandi atleti anche a livello nazionale, ma più che altro uno spettacolo straordinario davvero. Come sei messa con il Kung Fu, Diletta? Mai fatto nemmeno quello, Massimiliano. Rimedierò, il prossimo anno magari passerò anch'io una domenica all'insegna delle arti marziali. E poi lo scoprirete nel servizio. Ci sono anche le donne che adesso si avvicinano al Kung Fu come sport, ma anche come difesa personale. Insomma, un servizio tutto da gustare con il Kung Fu protagonista Prato. Vediamo. Alla scoperta del fantastico mondo del Kung Fu. Intanto apriamo il libretto delle istruzioni, perché definire il Kung Fu solo uno sport risulta riduttivo. La cosa più importante, visto che parliamo di arti marziali tradizionali, è proprio noi che abbiamo fondato l'Unione Italiana Kung Fu Tradizionale, ci rifacciamo a quello che sono gli antichi valori del combattimento e dell'arte della guerra. Quindi il Kung Fu è l'arte marziale madre. Diciamo, è la madre di tutte le discipline da cui tutto proviene e quindi chiaramente l'aspetto tradizionale è quello più importante. E quando si parla di aspetto tradizionale si parla di non di sport ma di arte marziale tradizionale in quanto si parla di filosofia, si parla di arti olistiche, si parla di terapia naturale, di medicina tradizionale cinese, eccetera, che è un aspetto che a volte viene un po' trascurato per dare più spazio a quello che è, diciamo, lo sport. Lo sport è una cosa che praticamente si è evoluta con il tradizionale. Dopo il tradizionale chiaramente c'è stata l'esigenza per dare la possibilità ai giovani di confrontarsi, di creare un regolamento sportivo di combattimento e quindi rendere, diciamo, anche l'arte marziale sotto l'aspetto dello sport, attraverso le competizioni come quella di oggi che ci vede appunto protagonisti nel sandage, nel combattimento del Kung Fu. Prego. Ribadisco, l'aspetto primario dell'arte marziale è proprio quello tradizionale, della tradizione e della cultura marziale cinese. Ecco, come mai adesso vediamo combattenti con i pantaloncini invece senza l'abito tradizionale del Kung Fu? Esatto, perché appunto dicevo c'è stata una sportivizzazione, quindi la Cina attraverso una commissione ha reso praticamente il combattimento sportivo cercando di identificarsi poi come sport da ring o sport da combattimento come tutti gli altri sport. E quindi ci sono appunto, diciamo, la divisa sportiva che si compone da un calzoncino, una maglietta, un corpetto, un paio di guantoni, un caschetto e dei paratibbie per consentire all'avversario comunque di non farsi male. Questo è l'aspetto dilettantistico, mentre invece oggi vedremo tra poco quello professionistico, perché esiste anche il professionismo anche nel Zanda, nella disciplina di Kung Fu, di combattimento, dove vedremo appunto gli atleti senza protezioni, solo guantoni, paradenti e conchiglia, che appunto affronteranno un incontro con il KO e quindi a contatto pieno, totale. Kung Fu protagonista a Prato con l'evento organizzato presso l'Extra Forum, con una manifestazione di alto spessore tecnico che ha visto sfidarsi atleti provenienti da tutta Italia. Lo spettacolo è stato davvero splendido. Stiamo cercando di far conoscere il Kung Fu, perché il Kung Fu è una cosa che qui a Prato è un po' trascurata come in altre realtà locali. Oggi abbiamo dato una dimostrazione che il Kung Fu a Prato può funzionare e funziona. Avendo visto quasi 300 iscritti da tutta Italia, qui all'Extra Forum, e siamo molto molto soddisfatti. È vero. Chi si avvicina maggiormente a questo sport? Quando incominciai a insegnare circa 25 anni fa era un target più alto, cioè dai 21-22 anni in su. Ora invece si sta avvicinando tantissimi ragazzi, tantissimi bambini in cui stanno capendo che il Kung Fu non è solamente sport, ma è vita, è un'arte marziale in vera e propria, cioè stare bene con se stessi e confrontarsi qui, senza violenza, senza creare danni a qualcuno, ma solamente confrontarsi più tecnico, più marziale. Il Kung Fu è uno sport in espansione che sta appassionando anche le donne, sempre più protagoniste in questa disciplina. È uno sport di Kung Fu diffuso anche tra le ragazze. Sì, certo, non quanto magari i maschi, però è molto utile, soprattutto oggigiorno in strada non c'è più la sicurezza di una volta, insomma, quindi fare uno sport da combattimento è utile.
per la difesa personale e per tutto questo. Ecco, cambia qualcosa per quanto riguarda le regole nel Kung Fu femminile rispetto al maschile oppure sono le stesse? No, le regole sono le stesse. Purtroppo noi abbiamo sempre meno sfidanti dei maschi, quindi magari invece di avere lo stesso peso, la stessa età, cambia qualcosa, ci sono delle differenze, però il regolamento è sempre il solito. Per un giorno Prato è stata capitale italiana del Kung Fu. Allora, l'importanza è tanta e alta, però è ancora più importante per quanto riguarda la nostra città ospitare iniziative del genere. Noi abbiamo la fortuna di avere dei maestri come Martorana che sono famosi a livello nazionale e unire la presenza delle professionalità con la creazione di iniziative di livello nazionale è vincente per il nostro territorio, perché noi abbiamo questo impianto che ben si presta, portano persone da tutta Italia, arrivano, conoscono il nostro territorio e anche le nostre particolarità, specificità e competenze. Quindi dal nostro punto di vista questo è la chiusura di un cerchio che facciamo ben volentieri. Il Kung Fu è un'arte nobile, questo ci dovrebbe spingere anche ad individuare luoghi per la quotidianità della competenza e per l'avviamento, cosa che l'amministrazione comunale di Prato dovrà fare nei prossimi anni. Solo uno sport, il Kung Fu, è davvero riduttivo.